andare in ufficio. Sono in ritardo. Impermeabile, cravatta a righe e basette lunghe. Così Massimo D'Apporto porta in scena un borghese piccolo piccolo, prima trasposizione teatrale del romanzo scritto da Vincenzo Cerami, diventata film con Alberto Sordi e Mario Monicelli. Lo spettacolo, con adattamento e regia di Fabrizio Coniglio e musiche originali di Nicola Piovani, è giunto al Teatro di Gioiosa Ionica sotto la direzione artistica di Domenico Pantano. Il borghese piccolo piccolo è un uomo di provincia che lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di sistemare suo figlio Mario, proprio lì dove Giovanni lavora da oltre 30 anni. Ma come ottenere una raccomandazione? Ecco allora l'inizio della disperata ricerca di una scorciatoia per garantire un futuro a chi si vuole bene. Un'indagine sulle aspirazioni e il desiderio di raggirare le regole che una società democratica e civile impone. Questo è ancora di più in una storia in cui l'interpretazione alle volte sfumature è affidata a un Massimo D'Apporto capace di rendere il ridicolo e il tragico al contempo, regalando umana vivacità a tutta la famiglia Vivaldi. Ilario Balì per la CNews 24.